L'area visionaria si intende per uno spazio mentale soprattutto, una dimensione emotiva e creativa allo stesso tempo. Area visionaria vuole essere anche un po' a rappresentare uno spazio non solo numerico come gli artisti hanno proposto la mostra 120x120, ma anche uno spazio creativo, quindi una dimensione visionaria. Allo stesso tempo c'è anche un'altra dimensione, che è la dimensione del Palazzo delle Arti, che in pratica viene ad ospitare questi artisti, quindi le opere che gli artisti hanno creato. Quanti sono gli artisti e di che opere si tratta? Gli artisti sono 18, quindi sono tutti professionisti, seri, con un curriculum rispettabile. Tra di loro ci sono anche 5 artisti che hanno partecipato alla Biennale di Venezia. La mostra non è soltanto un appendere quadri, ma è anche un vedere la creatività quanti rivoli prende, no? In quante direzioni può andare. La visionarietà è anche dentro di noi, quindi possiamo benissimo metterci in rapporto con le opere esposte. Mi permetto, no, di ringraziare gli artisti che sono venuti, perché loro sono sempre un po' a lavorare per l'umanità, e anche il curatore della mostra, delle opere esposte, che è Loredana Rea, che ha lasciato un suo scritto sulla brochure che accompagna l'esposizione. In più ancora vorrei ringraziare chi ha dato tanto il patrocinio del comune di Agropoli e più la collaborazione gentilissima dell'assessore alla cultura Franco Crispino.